Conferenza stampa con Marin Pongracic. Interviene adesso il direttore sportivo Stefano Trinchiera. Prego, direttore. Buon pomeriggio a tutti. Io oggi faccio una brevissima introduzione per la conferenza di Marin Pongracic, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni perché lo conosciamo tutti abbastanza bene dopo l'esperienza vissuta con noi la scorsa stagione. A questo estendo i saluti della tutta l'area tecnica, del direttore Corvino e della società, e gli diamo il bentornato a Marin. Come dicevo prima, un giocatore che conosciamo bene, un difensore centrale che ha dimostrato tutto il suo potenziale, un giocatore elegante che ha una qualità tecnica sopraffina e che purtroppo strada facendo ha subito un infortunio in un amichevole, se non ricordo male, a Udine, e poi è stato lontano dai campi di gioco. Non abbiamo più avuto la possibilità di rivederlo in campo, ma ha superato brillantemente quell'infortunio abbastanza delicato alla caviglia, ed oggi siamo lieti di annunciarlo, di annunciare il suo ritorno. E ci tengo a precisare, perché noi avevamo il diritto di riscatto con costi elevati per noi, però abbiamo avuto una strategia eccellente per fare un'operazione in linea con i nostri parametri, perché la nostra volontà era quella fortemente di riprenderci Marin, che è un giocatore che quest'anno ci darà un grande contributo, perché ha dimostrato nel nostro campionato così difficile di essere un giocatore di alto livello. Abbiamo un accordo con lui che scade nel 2025-2026, con l'opzione anche per la stagione successiva. E ve lo lascio le vostre domande. Grazie, direttore. Prego Marin Pongracic, prima di dare spazio alle vostre domande, voleva porgervi un saluto. Prego. Grazie direttore, voglio dire sono felice essere qui a Lecce e indossare questa maglia, ma voglio parlare a inglese meglio per voi e per me. Sono più sicuro e più preciso a inglese a rispondere alle domande. Grazie Marin, per questo ci avverremo della traduzione del segretario sportivo Rosario Imparato. Prego per le domande, Pierandrea Casto, Salento Live 24. Marin, ben ritrovato. Come ha detto il direttore Trinchiera, manchi dai campi di gioco da fine dicembre, da quella partita amichevole con l'Udinese. Quanta voglia c'è di scendere in campo e fare una partita ufficiale? Yeah, it's big. I missed it, the feeling to go out on the pitch with the fans we have as the support, with the teammates. Sì, ho molta voglia di tornare sul campo di gioco, mi manca molto. Sono felice comunque per la squadra, per ciò che abbiamo fatto. E personalmente sì, un po' mi dispiace, non ho potuto alla fine dare una mano. Ora però non vedo l'ora di ricominciare questa nuova, si può dire, questa nuova avventura. Hai avuto già modo di parlare con mister D'Aversa, e poi naturalmente cosa proprio ti ha convinto di questa terra, di questa città, al punto tale da diminuire il tuo ingaggio pur di rimanere qui nel Salento? I spoke with the coach, yes. We on the first day we met, we talked a bit and about my injury, how it happened, what was the rehab, where I did the rehab and this kind of things, and yeah, seems like a very friendly guy. And sì, ho parlato con il mister appunto il primo giorno, abbiamo parlato un po' del mio infortunio, della riabilitazione, di come proseguire. Mi è sembrato una persona molto amichevole. Per quanto riguarda le motivazioni, mi hanno spinto a tornare qui, mi sono trovato molto bene, penso di aver dato anche un gran contributo per le partite che ho giocato. Sono tornato appunto per la difesa, penso che anche l'anno scorso abbiamo avuto una delle migliori difese, e poi per il territorio, la città e i tifosi. Pierpaolo Verri, Pianeta Lecce, Gazzetta del Mezzogiorno.
Ciao Marin, bentornato. Volevo fare un salto indietro. Monza Lecce, dopo il rigore di Colombo, eri uno dei giocatori più scatenati nei festeggiamenti. Era solo per la salvezza, per il traguardo, oppure già sapevi che c'era la possibilità di restare poi a Lecce e quindi di giocare ancora in Serie A? Of course, the first thing I was happy about was the salvation, because we are a team and we all have one goal, and this is the most important goal. It's more important than my personal goal or than Colombo's goal. We are one team and we are fighting for this. Prima di tutto ero felice per la salvezza, siamo un gruppo, quindi ero contento proprio per tutti i miei compagni. Era un obiettivo grande, più di ogni obiettivo personale che posso avere. Poi sapevo anche durante la mia riabilitazione che c'era la possibilità di poter tornare qui a Lecce, quindi ho lavorato duramente per questo ed ora sono felice, non vedo l'ora di ricominciare. Lo scorso anno hai giocato per 9 partite, hai giocato bene per 9 partite perché hai convinto l'area tecnica a confermarti, hai convinto anche tutti i tifosi, ma che impressione ti ha fatto la Serie A e la lotta salvezza in quelle partite giocate? Yeah, I was Serie A is a tough league, like I knew, a very good league, very physical, and yeah, it's a good level for me to be here and to show my best and to improve, to get better. Sapevo che la Serie A è un campionato molto difficile, molto fisico. Mi aspettavo un livello molto alto e sono qui appunto per crescere. Mi aspetto di imparare tanto, non solo dal mister ma anche dai miei compagni. In Serie A ci sono grandissimi calciatori, soprattutto grandissimi attaccanti, quindi per me è uno step fondamentale della mia carriera. Gabriele De Pandis, Calcio Lecce. Ciao Marin, bentornato a Lecce. Hai parlato dei tuoi compagni, ovviamente in difesa hai avuto la fortuna di allenarti con Samuel Umtiti. Cosa ti ha dato in più un calciatore del suo calibro e quali sono stati i ricordi più belli delle tue 9 partite, ovviamente di quest'anno però in campo? Yeah, like all of you guys could see that he's a top player and finding through his old level, right? And yeah, he has this he's very calm on the ball. I think it's a quality, like top player has it, and like the build up play. And tutti avuto modo di vedere che top player Umtiti in campo giocava con una calma e una leadership che appunto ci dava sicurezza a tutti, parlava con tutti sul campo, quindi sì, ho imparato tantissimo da lui ed è stato un piacere poter giocare con lui. Alla fine della tua esperienza al Borussia Dortmund frequentavi anche l'ambiente della nazionale croata. Per te in quest'anno hai anche il sogno di ritornare a vestire la maglia del tuo paese? Yes, definitely. It's the most beautiful thing to play for his country, and yeah, I will do all my best to come back there, because assolutamente la cosa più bella è poter giocare per la propria nazionale, quindi darò il massimo e sono fiducioso che grazie alle mie capacità e soprattutto con il mio lavoro posso migliorare e riconquistare questa chiamata. Pasquale Marzotta, Gazzetta dello Sport e Mondo Radio. Ben ritrovato Marin. E in bocca al lupo per questa stagione. Grazie. Una curiosità, anche per capire l'ambiente e la passione di questa terra che tu hai colto. Anni fa, per 2 stagioni con Haaland, sia Salisburgo e Borussia Dortmund, sentivi l'inno della Champions League, le gare di Champions League, obiettivi importanti. Pensavi mai che lottare per la salvezza in Italia e conquistarla scatenasse certe emozioni forti e una festa così? Me, I have the good feeling always. Like if I play football, I can go out now in the training and I have the feeling about football. If you ask me about Champions League, I didn't play that many games in Champions League. I didn't see myself as a like proper Champions League player. But this is the goal where I want to go back to this kind of level, of course. But
Serie A. Quando gioco a calcio ho sempre lo stesso sentimento, sono felice, non vedo l'ora di giocare, anche se si tratta di un allenamento. Anche se non ho giocato molte partite di Champions, è comunque questo l'obiettivo. E sono qui in Serie A appunto per migliorare, raggiungere di nuovo quei livelli. Ma ripeto, il semplice giocare con i tifosi, lo stadio pieno, che sia in casa o fuori casa, mi dà sempre quell'emozione forte che mi spinge a dare il meglio di me. Ora sei il primo elemento blindato della spina dorsale di questo Lecce, visto che nei vari reparti molti calciatori hanno ricevuto offerte, però poi si vedrà se andranno via o no. Da elemento riconfermato che è il leader di questa difesa, cosa si sente di dire ai tifosi sul piano caratteriale di questa squadra nel poter centrare l'obiettivo del prossimo anno? La prossima stagione. I don't want to say too much. I think we are. Everybody knows, like we saw it last year, how important is this to us and to the city, to the whole region, to all fans of Lecce, to be successful with the club. And what does it mean to... Non voglio dire molto, lo abbiamo visto l'anno scorso, l'importanza che sia per noi, per i calciatori, il club, i tifosi, che appunto questa maglia, il Lecce. Abbiamo lo stesso obiettivo, cioè quello di fare bene o possibilmente ancora meglio dell'anno scorso. Per ora partiamo in ritiro per preparare al meglio la stagione, ma non, appunto non mi va ancora di dire molto e fare programmi su quello che sarà. Ringraziamo Marin Pongracic, il direttore sportivo Stefano Trinchiera, per la traduzione, il segretario sportivo Rosario Imparato e tutti quanti voi. Grazie.